Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Allora Alessandro, parliamo dell'estate degli Statali 66, partendo ovviamente dal vostro singolo. The Best Thing You Can Sì. Feel, che devo dire che è un pezzo molto beatlesiano. Sì, ha delle sonorità un pochino beatlesiane, anche un po' Britpop e tutta quella, diciamo, che viene racchiuso nella ballad. È la prima volta che lanciamo cioè, insomma, facciamo uscire un singolo, un video di una ballad, ecco. È evidente. Questa nostra intervista cade a pennello perché Luci della ribalta è un angolo molto anche vintage, quindi ci stanno brani come i vostri che si rifanno proprio a questo background, quindi i Beatles, i Britpop degli anni 90. Diciamo che è un po' tutto un percorso, secondo il nostro punto di vista, cioè che è importante non spezzare, no? Perché la musica poi alla fine è un po' come l'altro tipo di altri tipi di arte, insomma, in cui o anche altri tipi di scienze, come la matematica, insomma, è un percorso, no? Uno impara delle cose, sia a livello di produzione, sia a livello di scrittura, insomma, c'è sempre un'evoluzione che secondo me è importante tenere un legame, ecco, con le cose che hanno fatto un po' storia della musica, però mettendoci poi sempre qualcosina di più, qualcosa di più, qualcosina di personale, no? Come per esempio questa canzone in particolare ha un testo molto autobiografico, di domanda, di metatesto, dove ci si chiede che cos'è la scrittura. Se uno riesce a scrivere quando è soddisfatto, e quindi queste sono cose, cioè magari anche un modo di scrivere che per esempio negli anni 60 era un po' difficile da trovare, no? E quindi ecco, ci piace insomma prendere delle cose anche del passato e poi metterci del nostro. A te com'è andata l'ispirazione per questo pezzo? Proprio ascoltando i Beatles o gli Oasis? Nel senso, i Beatles ci siamo proprio cresciuti. Io mi ricordo che sono stati i primi che mi hanno spinto a scrivere perché erano fra quei musicisti, ma poi la cosa viene anche da prima, no? Da Buddy Holly, che erano quei musicisti rock che volevano avere un po' il controllo creativo su quello che facevano, non erano solo cantanti, quindi erano autori e poi anche produttori della loro musica. Quindi è un po' tutto un percorso che parte dagli anni 50, dove ecco, il musicista diventa un po' non più un cantante, come poteva essere Elvis, no? Esatto. Ma un autore, ecco. Noi vi conosciamo come la band di Stracult, da diversi anni ormai siete presenza fissa nel magazine cinematografico di Rai 2 condotto da Marco Giusti e Andrea De Logu. Immagino che voi quest'estate abbiate fatto un po' di concerti. Sì, abbiamo fatto parecchi concerti, magari in una formazione un po' diversa, perché Giulia, che è la batterista, ha appena partorito, quindi ecco, si sta dedicando un po' alla famiglia. Però noi, io, Mary e gli altri abbiamo continuato a fare parecchie serate in giro per il litorale, poi abbiamo promosso appunto il videoclip per le radio. Insomma, siamo sempre sul pezzo. E noi siamo comunque nati come un gruppo live dove abbiamo fatto tantissimi concerti, quindi è una cosa che ormai ci tiene legati, ci tiene vivi, ecco, suonare dal vivo. Immagino che Marco Giusti vi abbia scoperti proprio in uno di questi concerti. Sì, diciamo che allora, il giorno che ci siamo incontrati con Marco Giusti era al Teatro Valle, stavamo suonando e lui faceva una piccola intervista, conferenza. Però insomma è stato tutto un processo che è andato piano piano. Abbiamo conosciuto prima Luca Rea, che è uno degli autori del programma, e siamo diventati molto amici, quindi perché anche Luca è appassionato di musica rock, e quindi niente, ci siamo scambiati tante idee, e abbiamo cominciato, addirittura abbiamo anche suonato insieme, abbiamo fatto un gruppo insieme a Luca Rea, io con la mia compagna Luca e un altro amico. Poi, insomma, abbiamo conosciuto G-Max che è venuto a un concerto, insomma, piano piano, diciamo, anche perché noi siamo sempre stati anche fan di Stracult, già lo seguivamo prima di partecipare, infatti è stata
programma così, che comunque parla di cinema, parla di musica. Io, ripeto, già lo seguivo, mi ricordo benissimo la famosa puntata con tutti i musicisti, chitarristi che fecero un anno prima che entrassimo noi, mi sembra 4-5 anni fa. E quindi ecco, era perfetto, perché poi le colonne sonore dei film, soprattutto i B-movies italiani, erano tutte colonne sonore che avevano un sapore rock, folk, come i De Angelis appunto, quindi eravamo perfetti per partecipare. Immagino tornerete anche quest'autunno. Sì, ricominciamo il secondo giovedì di settembre, riparte la stagione, ci si divertirà perché ci sono pure tanti bei film nuovi di cui parlare, adesso c'è quello di Polanski che dicono che è fantastico, poi il film di Tarantino, già ne abbiamo parlato, che ha messo la colonna sonora fantastica, come al solito, si riparte alla grande. Tarantino ha sempre scelto bene i brani delle colonne sonore, sì, dei suoi film, a partire da Pulp Fiction. Sì, ma noi in scaletta dal vivo abbiamo pure qualche pezzo, parecchi pezzi che fanno parte con le sonore di, sì, appunto, della musica dei film di Tarantino, Stuck in the Middle di Steel Wheels, quella che stava la famosa scena del taglio dell'orecchio delle Iene, oppure facciamo il pezzo di Chuck Berry, You Never Can Tell, vabbè, Dick Dale, quello con il pezzo surf per eccellenza. Ma è facile trovare in scaletta qualcosa che è stato usato da Tarantino, perché usa tantissima musica, poi tutta musica rock che ci ha formati a noi, Statale 66. Vabbè, con la sonora di Pulp Fiction poi è piena di questi, sì, brani, da Jungle Boogie, poi, sì, anche Son of a Preacher Man di Dusty Springfield, bellissimo, sì, Girl You'll Be a Woman Soon, in una cover, sì, non nella versione originale di Neil Diamond. Sempre Pulp Fiction c'è quella di Creedence, come si chiama? Looking Up My Back Door, se non sbaglio. Stay Together di Al Green, veramente pezzi straordinari. Sì, fantastico. Ma era forte anche quel gruppo di giapponesi, ragazze, che è inserito in Kill Bill, che era un gruppo non così famoso. Infatti, tornando al video, ricordiamo che il video ha dei contributi importanti, a partire dalla regia, sì, di Riccardo Fabrizi, sì, il video di The Best You Can Feel, che adesso è diventato proprio un nostro collaboratore stretto, siamo molto amici, stiamo già lavorando su altri progetti, insomma è diventato un po' il nostro regista di riferimento per diverse cose. E Riccardo poi si è circondato per questo video di diversi appunto lavoratori del cinema molto importanti, come Vincenzo Carpineta alla fotografia, Paola Marchesin, insomma è un'equipe fantastica, è stato così bello perché poi sul set ci siamo trovati benissimo, è stato molto molto divertente. Poi di solito facendo musica rock and roll abbiamo sempre girato dei video molto energici, molto, come si dice, molto divertenti, e invece questa volta era proprio un po' un corto d'autore, quindi è stato proprio emozionante, ecco, sul set. Mi è piaciuta personalmente molto l'idea di Riccardo di giocare con le luci, dato che il testo parla appunto della ricerca della creatività, no? Legata poi alla felicità personale o alla infelicità, insomma. E lui ha voluto fare questa ricerca attraverso la luce, no? Infatti appaiono questi gli elementi del gruppo che suonano, appaiono come se fossero in un vuoto e improvvisamente si provano per poi dopo riscomparire, quindi è un gioco emotivo che si lega molto bene col testo della canzone, insomma ci sembra di fare qualcosa di interessante, perché sai, quando uno si ripete vuol dire che stanno cominciando a mancare le idee, invece quando vediamo è una soddisfazione, insomma, fare delle musiche diverse, appunto avere un'estetica diversa per il videoclip, è una cosa che ci stimola molto. Noi siamo molto legati a questa cosa della ricerca, infatti già il primo disco nostro di Statale 66 che aveva prodotto Greg, Lil Greg, era molto variegato, no? Che forse per un primo disco può essere anche una può essere una
si dice, può penalizzare, però è proprio una cosa che ci viene proprio spontanea, insomma, andarci a cercare generi diversi, strumenti diversi, quindi già il primo disco c'era, che ne so, delle cose un po' più alla Beach Boys, con un'armonia molto ricercata, poi c'erano dei pezzi di rock alla Rolling Stones, oppure andavamo una canzone, uno stile hawaiano con l'ukulele, insomma, ci piace un po' sperimentare, anche perché essendo cresciuti comunque con internet, con tantissimi stimoli, mi sembra automatico andarci a cercare cose diverse, insomma, a prendere, essere influenzati da tutto quello che ci passa intorno. Come sono nati gli Stadio 66? Allora, io e Giulia, la batterista, siamo fratello e sorella, quindi siamo un po' come nascevano i vecchi gruppi, appunto, rock, come i Beach Boys, che erano tre fratelli, o i Kings, che erano due fratelli, insomma, si cresceva in famiglia ascoltando i vinili di papà, e quindi abbiamo amato la musica molto presto, ci siamo formati insieme. Diciamo che il primo lavoro ufficiale, appunto, è stato questo disco, quando poi è entrata anche Mary nel gruppo, e abbiamo cominciato a prendere coscienza di quello che poteva essere un po' la creatività. Quindi il gruppo è andato prima del nostro primo disco, però io vedo il nostro primo disco come la nostra vera creazione artistica, diciamo, no? Sono solo canzoni nostre, autobiografiche. Il primo disco parla molto dei rapporti d'amore, di quando, dal punto di vista di un ventenne, e quindi quello è stato un po' il nostro inizio. E poi ricordiamo ovviamente il titolo dell'ultimo album, e anche che sicuramente si potrà scaricare anche sulle principali piattaforme online. Sì, Rock My Head, sì. Rock My Head, che poi è una specie di gospel, che è una traccia anche del disco, è una cosa che ci interessava molto, ci sembrava, come si dice, ecco, appunto, legare il passato con il presente. C'è un vecchio gospel che si chiama Rock My Soul, no? Che culla la mia anima. Siccome appunto questa cosa dell'anima era molto, adesso viviamo molto anche mentalmente, no? Pieni di stimoli, cioè, insomma, abbiamo un approccio forse più cinico, come diciamo in superficie, poi dopo dentro sono sempre le stesse emozioni. Però questo approccio così ci sembrava divertente, insomma, scrivere un gospel dove si chiede un'ispirazione mentale, no? Per cui poter poi dopo fare qualcosa di riuscire a riportare un po' la bellezza che c'era appunto negli anni 60-70, questa vita, no? Piena di speranza, ecco, questa è la richiesta del nostro ultimo disco. Avete ascoltato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.